Ed eccoci qui, oggi è il 26 giugno, siamo con Beck e al secolo Giulio Bufalieri, giusto Giulio? Sì. Beck. Dunque, siamo al terzo motoraduno Città di Guidonia dedicato a Ernelio Cipriani, che fu vice sindaco. Assessore allo sport, purtroppo ci ha lasciato per un brutto male dell'anno scorso. C'è ancora la figlia che è ex consigliere comunale, insomma, nella politica. Veronica, dunque, parliamo della tua passione per le moto, perché so che tu sei di Montecelio e spesso fai eventi dedicati a queste bellissime moto. Parlaci un po' di questi eventi. E come nasce, ecco, come questa tua passione per le moto e gli eventi che in programma? Allora, io sono nato a Montecelio il 4 febbraio del 49. Mio padre era un vecchio motociclista che aveva una Flera tedesca. Quindi hai cominciato a Villanova da... Il primo motorino comprato da Alberto Proietti a Villanova, 49. E mi mise un litro di miscela per andare a Montecelio. Siamo negli anni 60. No, beh, 67. Ho cominciato a far carnevine, calcolato. I primi anni 70. I primi 68, 69, 68. Il primo motorino, via. E dopo da quello, giustamente, ce ne ho avuto i 34, di cui ho l'Honda 750 pure. Questa è tua, giusto? Questo trike. Che le fanno in Germania, col motore del Maggiolino. Qui, col motore del Maggiolino, questo è... Questo è il motore del Maggiolino, spettacolare. In Germania. Qui abbiamo le corna dei vichinghi, un po' di abbellimenti, qui il centurione romano. Dopo davanti ci stanno quelle di Gerdi. Va bellissimo. Vari bandierini. Qui abbiamo il tuo soprannome, Becche. Che vuol dire? Becche, perché io ho giocato a pallone col Montecelio per 16 anni. C'era Becche dell'Olanda, no? No, della Germania. Germania, del Bayern Monaco, attualmente il presidente. Giocavo col numero 4 con la marcia da capitano. Avevo lo stesso numero di Beckenbauer, giustamente quello in Germania, io a Montecelio. 16 anni con Montecelio e 2 anni a Tivoli. E i vari tornei estivi. Sì. L'Arpa, Marcellina, Sant'Angelo, Villanova. Senti, questo che è. Questa è una foto, questo è un orologio con la mia foto, con la mia faccia. Che se leggi attentamente dietro me l'ha dato il presidente di Locanda, che sta la testa. 2 giorni prima di Natale. Molto bella. Oggi quindi un bel evento a Guidonia, abbiamo fatto un bel evento, dei video, delle foto. Giustamente è il terzo che faccio a Guidonia, come le ripeto è stato dedicato a Ernelio Cipriani. Tu eri amico con Ernelio. Sì, siamo camerati da vecchia data. Siamo stati sempre di questo. E poi comunque stimato anche un po' dagli avversari politici, perché è comunque una persona. Io rispetto tutte le idee politiche. Di cuore, no? Purtroppo io sono nato con quell'idea, certo. E morirò con quest'altra idea. E con Ernelio Cipriani abbiamo fatto delle manifestazioni, siamo andati pure a Milano, col Pullman organizzato, da Guidonia, siamo ritornati, i vari stagioni, e rincorse dentro Roma dei Celerini. Quando erano l'anno di piombo, c'è stava potere operaio, lotta continua. Gli scontri tra destra e sinistra. Sì, vabbè, ci stavano i vari scontri, no? Sì, pure Alemanno, no? Pure Alemanno queste altre persone. Buon tempo. Sono stato presidente dell'Alleanza Nazionale quando Teresa Bonelli ha vinto le elezioni. Sono stato consigliere di professione, io e Domenico Casini, un maresciallo dell'aeronautica. Va bene, ma parliamo a di moto. A quei tempi il Movimento Sociale pigliava 5-8 voti, con Alleanza Nazionale aperta dal sottoscritto, è arrivata una via di 219. Perché ha cominciato a prendere i voti pure del centro, no? Così che veniva da vecchia democrazia, certo, del partito socialista. Dopo la prima repubblica, diciamo. Poi abbiamo dei bei trike, no? Pure quello, il tuo, poi c'è quest'altro, verde, eccolo qua. Vabbè, lui lo vende. Alberto De Poggio mette in più, poi abbiamo uno scramble proprio originale, no? La copia. Proprio dell'originale dell'epoca. Abbiamo pure quello che è un ciao, un po'. È stato un evento piccolino. Come moto io le dico che mi aspettavo, però le qualità è stato un altro motoraduno
a Monterotondo, che di Donia a Monterotondo, di Chieranza, certo. Quindi 18 chilometri, sono molti si sono divisi. Riavvicinati purtroppo, che dimicono. Però devo dire che io dico anche in confronto ad altri raduni, questi un po' più nazionali, come a Roma o a Milano. Però devo dire la qualità è veramente ottima. Ecco il figlio, no? Ma pure perché c'è stato un altro problema, era il 2 giugno, quel giorno era il 2 giugno, l'hanno spostato, l'ha spostato a Diluviato, là tanta gente ha preso altri impegni, altre cose. Benissimo. Allora alla prossima, al prossimo raduno, che già il programma. 11 settembre a Montecelio. Benissimo, ci saremo sicuramente. Arrivederci.